Quindi guardiamoci insieme questo servizio realizzato da Roberta Cannata con la regia di Andrea Conte. Il nostro pianeta ospita un'infinità di specie vegetali, un tripudio di colori che regala la natura. Ma non tutti sanno che molte piante dei nostri parchi e giardini possono nascondere potenziali pericoli per la salute. Le piante, anche se belle e profumate, prima di portarle a casa è importante conoscerne la tossicità, se ingerite o in alcuni casi solo toccate. Dottor Vestita, camminando per la città si incontrano piante comuni ma che nascondono dei pericoli. Beh, assolutamente sì, l'edera, il gelsomino, se ingeriti sono tossiche, sono piante tossiche, però attenzione, madre natura non fa mai scatole vuote. Avere l'edera, avere il gelsomino in giardino vuol dire captare CO2 e quindi purificare l'aria, quindi siano le benvenute in giardino. Dottor Vestita, l'oleandro è diffuso in tutta la nostra penisola, ma può essere letale. È una pianta molto velenosa, è qui la storia che ce la insegna. 1808, il fratello di Napoleone, Giuseppe, decide di invadere la Spagna. Si ferma con estrema arroganza in un paese basco e chiede, ordina ai contadini del posto di ammazzare il bestiame per sfamare le truppe. Però i contadini erano vendicativi e usarono come bastoni per lo spiedo i bastoni praticamente dell'oleandro. Il giorno dopo tutti i francesi erano morti, quindi stiamo lontani dall'oleandro. Ma le piante sono anche dei bellissimi filtri naturali che assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, come l'esotico ficus, le orchidee colorate e la sansevieria, in grado di assorbire le polveri sottili. Dottore, le piante però sono tutte preziose. E ci aiutano contro la pessima abitudine di fumare in casa. Chi fuma in casa sbaglia, le molecole vanno a finire sulla moquette, le molecole di catrame, le molecole di nicotina. Tenere queste piante vuol dire assorbire queste molecole tossiche e purificare l'aria.